Siamo in questo ex allevamento. Ne avevo già parlato prima di agosto. Questa è per esempio la sala dove macellavano gli animali. È un allevamento, un'azienda agricola che adesso al momento è abbandonata. Questo è il mattatoio proprio, quindi dove gli animali venivano uccisi. E siamo qui per portare avanti questo progetto fotografico che sarà esposto a Roma. La prima data sarà a Roma. Il progetto si chiama Dominio e parla del dominio, chiaramente, dell'uomo, nel caso specifico, sugli animali. Prima data a Roma, al Macro, dal 20 al 22 settembre. E siamo un gruppo di persone qui in questo momento. Adesso continuo a fare un giro che vi faccio vedere un pochettino quello che vi avevo già mostrato ad agosto, insomma a luglio, ovvero qua c'erano bovini, qua c'erano suini, perché le modalità di allevamento le conosciamo. E guardate i posti. Siamo qui e siamo un gruppo di persone e quello che posso dire è che siamo stati messi nelle stesse condizioni, chiaramente per finta, degli animali negli allevamenti, degli animali nel mattatoio e di tutto quello che succede agli animali. Quindi è stato riprodotto quello che succede quotidianamente, tutti i giorni, ancora adesso, agli animali. Siamo in questa, appunto, ex azienda agricola. Adesso andiamo nella zona dove c'erano le scrofe. Noi andiamo come anche di notte a documentare gli allevamenti tuttora aperti. E qua si vedono le gabbiette vuote di dove animali hanno trovato, animali non umani, tortura, morte, vita di privazione, senza la minima dignità, è quello che sappiamo. E vi invito le persone, la prima data sarà a Roma, ripeto, al Macro, dal 20 al 22 settembre. Verranno mostrate le foto che sono state realizzate tramite il lavoro, grazie al fotografo Fabrizio Lo Iacono, che è una persona che va in giro documentando quello che succede nel mondo, anche in Africa. Guardate. Queste erano le prigioni in cui vivevano gli animali che noi proteggiamo, di cui parliamo, che vengono considerati di serie zero. Le cellette delle scrofe. Ci sono possibilità di date anche a Milano, a Padova, a Venezia, Mantova, addirittura a Parigi e Manhattan ci potrebbero essere. È un progetto. Guardate, è un progetto di parallelo. Se ci fossimo noi al posto loro, esattamente cosa succede a loro e cosa succederebbe a noi, le stesse cose. E oggi è stata l'ultima giornata di questo di questi set fotografici che stiamo facendo da qualche mese in diversi punti, tra cui questa azienda agricola abbandonata. Il fotografo potete andare a vedere i suoi lavori su Facebook e su internet. Si chiama Fabrizio Lo Iacono, c'ha la pagina Fabrizio Lo Iacono Photographer, e quindi potete già vedere i lavori che ha fatto a livello internazionale. E è stato conosciuto da una ragazza che appartiene alla nostra associazione. Lui aveva intenzione di fare questo progetto che riguarda appunto il dominio, però lo immaginava il classico dominio dell'uomo sull'uomo. Invece questa nostra attivista Giulia gli ha fatto
pensare, gli ha fatto vedere, lui è venuto con noi negli allevamenti, ha visto quello che succede agli animali e ha deciso di fotografarci in questo progetto. Speriamo che questo serva per aiutare alcune persone che ancora non sanno o sanno, ma magari non ci hanno riflettuto particolarmente a fare questo un passo in avanti. Quindi, prima data è al Macro di Roma dal 20 al 22 settembre, dalle ore 15 fino a sera. Poi metterò di nuovo la locandina, vi dirò le altre date delle altre città e go vegan. Go vegan, go vegan. Comunque, questo è quanto è successo qui dentro. Vedete che ce n'era schiavitù per tutti, scrofe. Lì ci sono le mangiatoio comunque dei bovini, ok? Il mattatoio ve l'ho fatto vedere. Più là c'è lo spazio. Guardate anche questa cosa allucinante che avevo già mostrato. C'è il capannone dove erano tenuti chiaramente i bovini, con di fianco due stanze. Una stanza era quella della mungitura, quindi dove le mucche private del vitello, perché ormai sappiamo che la gente beve il latte perché il vitellino viene portato via alla mucca, quello è il capannone dei bovini. Vedete? Che ci sono ancora i silos e tutto. Ma la cosa sconcertante, che è una delle... Boh, a me, quando sono venuta a sapere di quello che succedeva agli animali nel dettaglio proprio, ero sconvolta a pensare che fossero in fila a vedere l'esecuzione di quello che stava davanti. Perché se ci pensiamo è veramente una cosa aberrante a livello proprio psicologico per l'aumento della paura, insomma, tu vedi davanti a te un tuo fratello che viene ucciso, gli animali stringono rapporti di amicizia, gli animali stringono rapporti sociali, gli animali si vogliono bene e vogliono anche bene a noi. Quindi immaginiamoci cosa significa per qualsiasi animale, uomo incluso, chiaramente, vedere un amico che viene giustiziato davanti ai propri occhi. E questo è quello che avviene nei mattatoi dappertutto. Però qui, addirittura, là c'è l'allevamento. Non entro perché c'è il set ancora in piedi, quindi qua, guardate, allevamento quindi con i bovini vivi, mattatoio. Cioè, qua ci sono state delle anime, degli esseri senzienti che per tutta la vita sentivano le urla dei loro compagni di sventura a un passo. E qua c'è la sala di mungitura. Vedete qua. La mattina ve lo fanno passare per una cosa normale, no? Le mucche devono essere munte perché sennò scoppiano. E poi vi dicono, le mucche vanno addirittura a farsi mungere. Ma per forza, perché soffrono, perché non hanno più il vitellino che beve il latte. E di conseguenza, anche se una donna perde il figlio, è evidente che il latte in qualche modo deve essere tolto. Ma non facciamoci prendere in giro. La mucca suo figlio ce l'avrebbe. Il vitello. Quindi di queste cose di mungitura non ci sarebbe alcun bisogno se nel 2019, quasi 2020, ci rendessimo conto che uno uccidere qualcuno per una nostra forma di egoismo, perché vogliamo sentire quel sapore, è inaccettabile. Due. È inaccettabile per l'ambiente. Noi lo diciamo da anni, quest'anno si è proprio visto cosa sta succedendo nella foresta amazzonica, cosa sta succedendo in Africa, cosa sta succedendo in Siberia, ok? Di chi è la colpa? Dell'allevamento intensivo. Avere un presidente che dice di prendere i fucili per sparare alla gente che si vuole opporre alla deforestazione, a monte di tutto questo ci sta l'allevamento intensivo. Il mondo ce lo sta gridando. Probabilmente adesso che a
a livello generale si sa dell'impatto, ne si parla sempre di più. Magari l'uomo è talmente egoista che, avendo paura di morire, smetterà di mangiare carne e comunque sarà un bene. L'importante è che si faccia questo passo. Ma quindi questa era la realtà del posto. Mungitura. Poi qua, no? Venivano fatte entrare, si sa, no? Cosa succede negli allevamenti? Botte, bastonate. Quante ne saranno successe qua dentro? Mungitura. Mattatoio. Questa è la stanza dove venivano sgozzati. Lavandino per lavarsi, ok? Il canale, il tubo, il buco nel pavimento che c'è. Qualcuno di voi avrà visto i filmati dei mattatoi, no? Il tubo qua per fare defluire il sangue. Qua questi, al posto della porta, queste tende in plastica, così si possono sciacquare per gli schizzi di sangue che arrivano. E di là, quindi attaccato, settore allevamento. Quindi questi animali hanno vissuto e poi sono stati uccisi con le urla nelle orecchie della propria famiglia che moriva. Siamo nel 2019, questo è uno schifo, punto. Che succedano ancora cose del genere, la gente se ne freghi, condannando a morte gli stessi propri figli. Io chiudo e vi invito alla gente di Roma ad andare al macro, che sarà dal 20 al 22 settembre, partenza alle ore 15, e poi, ripeto, ci sono in ballo tantissime altre città, non solo italiane. Vi diremo le prossime date, le prossime città, e invitate i vostri contatti onnivori ad andare a vedere questa cosa. Il fotografo si chiama Fabrizio Lo Iacono, lo trovate su Facebook, lo trovate comunque su internet, così potete vedere la serietà dei suoi lavori e i temi che ha sempre affrontato. Grazie e go vegan!